Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento del martedì sera con il TG del Parmense, in questi giorni ancora con anche quello di Radio Teleappennino. Vi ricordiamo che da questa settimana, quindi da venerdì, TG Parmense riprenderà il suo consueto appuntamento, cioè il venerdì, la domenica e il martedì alle 8 sul canale 88. Passiamo però immediatamente alla prima notizia. Ancora forte il cordoglio e i sentimenti di tristezza che hanno e stanno continuando a coinvolgere la popolazione, ma soprattutto i colleghi dell'ispettore capo Mauro Dodi. È arrivata dopo una richiesta forte da parte del sindacato e della Polizia Municipale la notizia che è stata accettata la richiesta di fare un funerale di Stato. Quindi sarà funerale di Stato per l'ispettore capo Mauro Dodi, comandante della Polizia Municipale di Medesano, Fornovo e Solignano. Saranno funerali di Stato quelli per l'ispettore capo Mauro Dodi, morto nell'incidente stradale di venerdì sera durante l'espletamento del suo servizio. Saranno presenti tutti i sindaci con la fascia tricolore, i rappresentanti dello Stato, il picchetto d'onore e tutte quelle che sono le caratteristiche del funerale di Stato. Un tributo dovuto ad un rappresentante delle istituzioni che ha sempre creduto profondamente e amato profondamente il suo lavoro. Tantissimi messaggi di cordoglio arrivati da tutti, in particolar modo sui social media. E c'è stata la richiesta da parte di tanti che le esequie si potessero tenere nel territorio in cui Mauro Dodi ha esercitato la sua attività di capo e comandante del gruppo di Polizia Municipale. Ovviamente però l'ultima parola è spettata alla famiglia che ha deciso di portare la salma del compianto ispettore capo nel paese dove risiedeva e ovviamente tutti hanno accettato di buon grado. Sembra comunque che la salma verrà esposta per qualche ora nel comune di Medesano, un periodo che permetterà a chi vuole esprimere l'ultimo saluto di poterlo fare. Poi la partenza verso il paese di residenza. Probabilmente le esequie si terranno nella giornata di venerdì o in quella di sabato. Tra l'altro, i 30 giorni sono già scaduti. Tutto ciò premesso, il gruppo consigliare Cambiamo Borgotaro chiede al sindaco 1. La visione della relazione dell'azienda sull'accaduto del 13 settembre, visto il perdurare delle emissioni in atmosfera per diverse ore. 2. Di prendere visione dei report sui controlli dell'ARPA sul monitoraggio ambientale. 3. Il motivo della mancata informazione di questi rilievi e di questi eventi nei confronti dei cittadini da parte degli enti preposti. 4. La difficoltà da parte dei cittadini nel far segnalazioni vista la compilazione, la complicazione dei moduli. Quindi chiediamo al signor sindaco come intende agire nel perdurare di questa situazione, visto che si era pubblicamente impegnato ad intervenire nel caso si fossero ripresentati tali problemi. Il gruppo consigliare Cambiamo Borgotaro. Passiamo ora a una notizia positiva. Cosa c'è di più positivo, tenero, dolce, bello? Di mamme con bambini e mamme giovani che stanno aspettando dei bambini o di una mamma che allatta il seno. Proprio questo si è avuto modo di vedere a Fornovo oggi, in occasione del giorno di mercato, in piazza della chiesa, un gruppo di mamme assieme alle ostetriche e assieme alla pedagogista Ivana Pinardi hanno parlato dell'importanza di allattare i propri figli al seno. Siamo a Fornovo, un'iniziativa per sostenere l'allattamento al seno. Siamo con alcune mamme, chiediamo di dove sei, come ti chiami? Laura da Varano, da Melegari. Io Com'è l'allattamento al seno? sono contentissimo, il mio prende solo latte dal seno. Tu invece una mamma che diventerà mamma tra quanto tempo? È il 20 di gennaio. Di dove sei e quanti anni hai? E sono di Medesano, mi chiamo Marcella e ho 20 La scelta di un bambino è una scelta importante, sei emozionata? moltissimo, non vedo l'ora. Maschio o femmina? Maschio lo chiamerò Samuele. Io mi chiamo Cecilia, ho 21 anni, anch'io sono di Medesano come lei e vabbè, mi compio 22 tra poco e la mia invece è una femmina, la scadenza è tra 2 mesi e mezzo e si chiamerà Isabel. Anche te sei... Sì, non vedo l'ora che nasca. Qua invece abbiamo anche, oltre alla mamma, anche la bimba. Come, di dove sei? Mi chiamo Elisa, sono di Medesano Come si e chiama? la bimba e si chiama Elsa. E questa iniziativa consiste proprio, come dice il Deplian, le locandine, sosteniamo l'allattamento, allattiamo insieme.
questa meravigliosa esperienza che già da alcuni anni stiamo recuperando proprio a livello proprio culturale. Il latte è il primo gesto, è il primo alimento, sono il primo abbraccio, le prime coccole che noi diamo al nostro bambino, e il nostro bambino si sente accolto con, tra le braccia della mamma e con il latte di mamma. È un'iniziativa che a livello mondiale, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene l'allattamento e lo sostiene fino al sesto mese di vita, perché è molto importante l'allattamento al seno. Io sono Ivana Pinardi e insieme con Stefania facciamo parte del Centro per le Famiglie e siamo qui a supportare le due colleghe ostetriche in questa giornata, perché raccogliamo dalle loro amorevoli mani le mamme che sono ancora in attesa o che hanno appena partorito, per proseguire con loro un percorso di sostegno, di supporto in tutto il primo anno di vita. Lo svolgiamo qui a Fornovo presso il nido d'infanzia. Tutti i mercoledì mattina incontriamo le mamme con il massaggio infantile che fa Stefania, e io raccogliendo le loro ansie, i loro interrogativi, eccetera. È un bel percorso che le mamme hanno apprezzato in questo ultimo anno e che quindi intendiamo, col supporto del Centro per le Famiglie, che è distrettuale, no, con tutto. Altri segnali di speranza, comunque bei segnali, è la buona volontà e la generosità delle persone, come quello che ha fatto Anna Raschi, che ha donato all'associazione Insieme per Vivere la propria casa. E proprio venerdì 6 ottobre l'associazione Insieme per Vivere aprirà le buste delle offerte per la vendita della casa di Anna Raschi. Questo si saprà alle 21.30 in biblioteca Manara, in piazza Manara a Borgotaro. Quindi alle 21.30 di venerdì si riuscirà a sapere chi si è aggiudicato la casa di Anna Raschi il 6 ottobre. Passiamo alla prossima notizia, scendiamo in Fondovalle, passiamo a Collecchio, dove c'è stata l'inaugurazione della sede della nuova Polizia Municipale Pedemontana Parmense. Si è appena conclusa, con il taglio del nastro e la benedizione dell'edificio, la cerimonia di inaugurazione della sede del Comando di Polizia Locale e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Pedemontana, situato a Felino, in via Donella Rossi, a due passi dalla strada provinciale 121. Chiediamo a Paolo Bianchi, sindaco di Collecchio, due brevissime parole sulla nuova struttura. Attrezzata con tutti gli strumenti più moderni per il controllo del territorio, la Regione ha finanziato il completamento della sede con 150.000 euro. L'Unione del Pedemontana ha acquistato gli arredi con poche decine di migliaia di euro. Quindi una collaborazione, grazie al Comune di Felino che ha dato appunto incomodato gratuito la sede al grezzo, noi l'abbiamo completata insieme alla Regione. La giornata è incominciata con il benvenuto da parte del sindaco di Felino e presidente dell'Unione, Elisa Leoni. La storia del corpo della Polizia Municipale, che ha inizio nel 2003, quando 5 comuni dell'Unione Pedemontana si sono uniti in un'associazione e poi sono diventati Unione, è ormai, nel 2017, per noi ormai un pezzo di storia. Sono intervenuti Franco Dregani, comandante della Polizia Locale dell'Unione Pedemontana. Ma se oggi siamo qua, abbiamo fatto questo percorso perché abbiamo degli amministratori che hanno creduto nella sicurezza del territorio, nel senso vero e completo della parola. Lorenzo Guerri, responsabile dei lavori pubblici del Comune di Felino e progettista della struttura. Il fabbricato nasce dalla necessità dell'amministrazione comunale di Felino di avere una nuova sede per l'archivio comunale e per il magazzino comunale. In un momento successivo, data l'ottimizzazione dei servizi dell'Unione Pedemontana, in particolar modo della Polizia Locale e Protezione Civile, è nata questa ulteriore necessità. In vista di un finanziamento della Regione Emilia Romagna, quindi è stato riadattato il progetto e sono stati inseriti anche i locali che vedrete della Polizia Locale e Protezione Civile. E i responsabili regionali per la sicurezza, per la protezione civile e delle polizie locali.
Presenti gli amministratori dei comuni dell'Unione, Collecchio, Sala, Felino, Traversettole e Montecchiarigolo, e dei comuni limitrofi, parlamentari, assessori regionali, il comando dei carabinieri, la protezione civile, locale, provinciale e regionale. Come preannunciato, non è intervenuto il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Una struttura, quella inaugurata venerdì, situata al centro del territorio parmense, modernissima, con un'importante unità operativa per le emergenze, riconoscibile, multifunzionale e flessibile per le esigenze di oggi e di domani, antisismica, energicamente indipendente, con trasmissione a fibra ottica e fotovoltaico. Al piano terra è situato lo sportello al cittadino e la sala di controllo del sistema di videosorveglianza con 99 telecamere, di cui la metà con tecnologia capace di leggere le targhe degli autoveicoli in 24 varchi. Il tutto si completa con gli uffici amministrativi, quello dei verbali, l'ufficio del comandante, la cella di sicurezza, i servizi degli agenti, l'archivio e i magazzini comunali e quello non sicuramente secondario, quello della protezione civile. Prima di lasciarvi a qualche minuto di pubblicità, vi ricordiamo che questa sera c'è un corso presso la sede della Croce Verde Fornovese alle 21, un corso di primo soccorso che cerca di raccontare a tutti, perché è aperto a tutta la popolazione, cosa fa l'associazione e magari invogliare qualcuno a diventarne anche volontario. Vi ricordo che è fondamentale aiutare queste associazioni, ma anche diventandone militi. Sono tante le associazioni di assistenza volontaria, Croce Rossa, Croce Verde, piuttosto che altre assistenze pubbliche. Tanti volontari che permettono di aiutarvi e aiutarci nel momento del bisogno e hanno salvato già tante vite umane. Associazioni che quindi devono essere sostenute e che quindi chi può cerchi anche di diventarne parte integrante e organica delle strutture organizzative di queste importanti associazioni. Passiamo ora qualche minuto di pubblicità. Vi ricordiamo che il telegiornale non è finito, dopo continua con un servizio particolarmente interessante su un giovane con una promettente carriera che però ha deciso di continuare a vivere nel suo e sul suo Appennino per dare ai figli una vita più bella e migliore rispetto a quella che secondo lui potrebbero avere in città. In occasione degli Open Day dell'ACMI a Rubiano di Solignano era presente ovviamente anche il sindaco Bonazzi Lorenzo. È stata un'occasione per noi per chiedergli che importanza ha questa azienda per il comune di Solignano, ma anche quali sono le prospettive future per il territorio di Rubiano e il suo insediamento industriale. Siamo all'Open Day dell'ACMI di Rubiano, sentiamo dal sindaco Lorenzo Bonazzi l'importanza di questa giornata per l'ACMI e soprattutto per il territorio e del suo comune. Allora sì, innanzitutto è una giornata importantissima per l'azienda, per il territorio, per tutto quello che è il nostro comune. È fondamentale avere delle aziende, noi siamo in una realtà che ci sono presenti parecchie aziende. Oggi l'ACMI in particolare fa questa settimana, fa una serie di giorni dove l'azienda è aperta ai loro clienti. Di conseguenza per noi è doppio il risultato positivo, per non dire anche di più. Abbiamo l'assunzione, abbiamo l'importanza del territorio, abbiamo un argine importantissimo come assunzioni, come tutela di quello che può essere dell'alta valle contro l'abbandono. Qui a Rubiano, nella media valle, abbiamo tanti posti di lavoro, tante aziende come l'ACMI, come la Barilla, poi ce ne sono altre, che offrono finalmente, nonostante periodi di così difficile e crisi, crescita e occupazione. Questo per noi è veramente importantissimo. Quindi lavoro per i residenti e anche fuori comune, com'è più o meno la percentuale? Esattamente, la percentuale è logico che i residenti, per quanto riguarda quello che noi possiamo fare come comune, cerchiamo di far spingere che vengano assunti per primi in un'ottica di necessità in base a quella che è la loro necessità dell'azienda, ma anche il titolo di studio. Questo è fondamentale, dopodiché si allarga tutto il territorio, ci sono persone che vengono da Borgotaro, da Bedonia, da Collecchio, da Fidenza, da tutto. È una situazione dove in realtà oggi si cresce in questa zona, ci sono aziende che, come dicevo, continuano a crescere anche in periodi di grande crisi. Ci sono altre aree di sviluppo qui a Rubiano in futuro, tipo l'area ex polveriera, com'è la situazione? Allora, la situazione dell'area ex polveriera, che è una PEA destinata già da tempo ad essere utilizzata come crescita, se arriveranno le richieste delle aziende, l'area c'è, sono 120.000 metri quadrati
edificabili su circa 300.000, sono lì a disposizione, vanno urbanizzati, cioè c'è tanta operazione da fare, però ci sono. Adesso pensare a poter costruire anche in questa situazione è sicuramente complesso, però la possibilità c'è, è un'area sovracomunale, di conseguenza interessa ancora di più tutta la valle, sia la Valle del Ceno che la Valle del Taro. Luigi Solari è un medico anestesista rianimatore di Bardi, che ha vissuto per tanto tempo in città per poter studiare, ma che ha deciso di rinunciare a una promettente carriera come anestesista rianimatore in ospedali anche importanti, infatti questa è una specializzazione molto richiesta, cercando di fare un altro percorso che è quello di diventare medico di base, ed è diventato medico di base nel suo paese. Perché? Perché per lui la vita del paese è più vivace ed attiva che in città, e non c'è cosa più bella che vivere in montagna. Inoltre, anche se ci sono meno servizi, non c'è nulla di più bello per i propri bimbi, perché hanno tutto quello di cui necessitano. Inoltre, c'è una maggiore e migliore qualità della vita. Queste le parole di Luigi Solari. In città si fa quasi fatica a conoscere le persone che magari vivono nello stesso palazzo, quindi diciamo si ha un po' di un'app personificazione, nel senso che la vita del paese invece è molto più vivace, più attiva, si conoscono le persone, ci si scambiano magari delle confidenze, si è amici praticamente di tutti, ecco, quindi questo penso che sia la cosa più bella del vivere qui da noi, nel senso che si anche vedo quando le persone hanno necessità, non hanno assolutamente difficoltà a trovare, sicuramente la prima cosa è l'aria più pulita, nel senso che in città veramente ormai oggi come oggi io non me la sentirei sinceramente di far vivere i miei figli, nel senso che con l'inquinamento che c'è, il traffico, il rumore, è proprio completamente penso un'altra vita. Qui abbiamo magari meno servizi, dobbiamo spostarci magari anche per delle piccole cose, però penso che i bambini abbiano tutto quello di cui necessitano. Poi quando inizieranno ad andare all'università probabilmente sarà inevitabile anche per loro doversi spostare, però la qualità di vita che c'è qua, se uno vuole andarsi a fare un giro nel bosco ci può andare per conto suo, se i bambini vogliono andare in paese da soli al parco giochi possono andarci, cose che penso che in città sia oggi come oggi sia impensabile, ecco, per dire i miei bambini quando noi da casa abbiamo bisogno di qualcosa vanno per conto loro a fare la spesa, e penso la prima ha 15 anni, poi ho una bambina di 10 anni, il secondo, il terzo ha 9 anni e l'ultimo ha quasi un anno. Quindi, anzi no, il terzo a dire la verità ne ha 8, mi hanno dato uno di più. Però anche i bambini piccolini quando possono girare tranquillamente in paese da soli, senza problemi e senza che noi ci preoccupiamo più di tanto. Ecco. Veniamo alle consuete previsioni del tempo per le zone di Bedonia, Bardi, Tornolo, Compiano, temperature comprese tra i 12 e i 21 gradi, sereno poco nuvoloso, venti assenti. Per le zone di Varsi, Borgotaro, Terenzo, quindi attorno ai 400 metri, temperature comprese tra gli 11 e i 21 gradi, nubi sparse o poco nuvoloso, qualche nube in prima mattinata. Un pochettino più in alto le temperature calano, quindi a Berceto e a Bore, temperature comprese tra gli 8 e i 19 gradi, sereno e leggermente coperto alla mattina. Queste anche le temperature per le zone di Tarsogno e di Santa Maria del Taro. Per le zone di Bassa Valle, Fornovo, Varano, Solignano, Collecchio e Medesano, temperature comprese tra i 13 e i 23 gradi, nubi sparse o poco nuvoloso. Questa è la situazione meteo che dovrebbe cambiare da un punto di vista delle temperature verso il fine settimana, infatti sono attualmente previste un calo di temperature importante fino a 8-10 gradi un po' su tutto il territorio, quindi forse weekend freddo, bisogna dire sempre forse perché le previsioni oltre 2-3 giorni non sono solitamente fortemente attendibili. E con questo anche per stasera è tutto, vi ricordiamo che da venerdì ritorneremo col telegiornale del Parmense, dal 5 ritornerà il consueto telegiornale di Radio Teleappennino, vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera
Vi saluto cordialmente e ci rivediamo domani sera.